Ancelotti, ma è quello che ha chiesto anche la società, che non sopporterebbe naturalmente qualche brutta figura. Anche per questo questa mattina c'è stato un allenamento ulteriore, la squadra sembra in buona condizione, soprattutto a livello psicologico sembra dimenticata la fase, un test importante anche per la difesa. 7 gol subiti nelle ultime 4 partite, qualcuno ha detto, Aldo, potrebbe essere questo il problema del Parma. No, non solo della difesa, ma di una caduta di tensione, una caduta anche atletica, secondo me, dopo un inizio forzatamente basato sulla velocità e rapidità, date i preamboli di centro. Dura, con tante recriminazioni anche per qualche decisione arbitrale, una partita che forse ha cambiato il destino del Galatasaray in questa Champions League. Ha mancato però il controllo Filipescu. E buon recupero di Fiore, che è andato subito sull'errore di Filipescu. Bravo in baggio su di lui, lui è molto forte di testa. Parti cross lungo, non ha problemi Buffon. Sempre molto pericoloso naturalmente anche Hakan Şükür, molto bravo di testa. 38 gol per lui nella passata stagione, già 16 quest'anno, ma vedete, in questo caso il cross era imprendibile. E il Parma rinuncia a giocare la palla, Buffon rinvia a lungo, molto bene, molto forte verso la porta. Attenzione Filipescu, Buffon ci arriva, clamorosa opportunità, Filipescu indisturbato, ha rimesso in mezzo, se l'è cavata Buffon, e poi il Parma si è salvato in calcio d'angolo. Ancora una distrazione da palla inattiva, possiamo dire, rivediamo. Sì, sicuramente una distrazione ancora, quello di Ancelotti fa tanto arrabbiare, un giocatore lasciato tutto solo in mezzo all'area di rigore. Non devono accadere assolutamente, perché è un fatto probabilmente di concentrazione, di tensione generale. Julen pesca Ergun, Buffon ben piazzato, quadrato Ilie, ma è un Galatasaray molto agguerrito, destro secco, Buffon, Can 25enne, lo scorso anno Galatasaray, quasi 2 metri, portiere del Galatasaray. Buffon, viti suoi a guadagnare metri. Ha rinunciato completamente il Parma ad iniziare l'azione, ma butta palla in avanti cercando poi. Parte Ilie, no, e il tocco. Il tiro di Tugai, Buffon non ha problemi. E tiro insidioso, Tugai calciato benissimo, ha tenuto la palla a terra, la palla è anche schizzata a 3 metri davanti a Buffon. Bravo Buffon, attento, si è piegato bene. Ancora lui. Non era male l'idea, Hakan Şükür non l'ha capita. Poi l'inserimento anche di Humit. Chiama palla Ilie dalla parte opposta, agita, temporeggia, poi il cross, Buffon. Tugai alla caccia del pallone, anticipire. Humit riesce ad allungare per Ilie dopo uno scontro duro con Apolloni. Ilie si gira, destro, Buffon in difficoltà, Agi, gran botta improvvisa di Ilie. Agi ancora, attenzione, cross deviato, Buffon, un azzardo alla presa che non sembrava impossibile. Milanese se la cava bene, Maniero subito l'idea per Chiesa, stretto però più lento. E l'azione suma. E ancora una volta bravissimo Buffon, bravissimo, rapido di gambe, perché quando il tiro di Ilie è partito, ecco, si è spostato, ecco, 2 passi veloci, altrimenti se avesse voluto andare solo. Apolloni non rischia. Subito Buffon, senza pensarci, verso Stanic. E non è tante, ma fortunatamente la rotazione ha salvato Popescu da un brutto infortunio. Avete visto? C'è Agi che si allarga, si accentra Ilie, cerca Şükür, Buffon, grande scelta di tempo, poi Thuram, Fiore, altissimo Buffon, un portiere che era quasi al limite dell'area. Ora buon il tocco di Bulent per Agi, finge col destro, Buffon tranquillo, sempre prevedibile nelle sue finte Agi, però poi riesce sempre a liberare il sinistro per il cross, si sa che fa sempre da quella parte, però evidentemente molto rapido. Il milanese in questo caso era stato bravo nella prima parte, che l'aveva indotto ad andare sul destro, poi lui con il destro veramente fa fatica, perché Agi è quasi un mancino in esclusiva. Qui ci sono per Thuram, autore poco fa del fallo su Popescu. Fiore, aggredito subito, è aggressivo il Galatasaray a centrocampo. Parma di nuovo ha qualche difficoltà nella costruzione del gioco. Forse c'era un fuorigioco, lascia proseguire l'arbitro, poi c'è Pacchia, Tugai, Filipescu, disegno elaborato, Agi,
riesce in qualche modo a toccare per Filippescu. Apolloni, attenzione, Buffon. Apolloni ha dato una bomba a mano a Buffon, che è riuscito a buttare fuori il pallone, rischioso perché era pressato da due attaccanti il capitano del Parma. Si riparte sempre da Agi, alza la testa, vuole il cross, Buffon però è molto tranquillo, sicuro nella sua uscita. Maniera la caccia del pallone su Bulen. A contrario di Novaggio e Cripa, e dietro non erano assistiti dagli altri. La difesa si deve alzare, la squadra deve rimanere corta e tutti devono andare a pressare su un proprio avversario. Si riparte da Milanese. Stanic, varco per lui, in mezzo c'è Chiesa, parte il cross, Chiesa gira e mette dentro! Proprio lui, Chiesa! E il Parma passa in vantaggio dopo 90 secondi. E cosa vuol dire azioni veloci, rapide? Era andato più vicino al gol del Parma. Buffon sempre molto attento, decisivo in diverse occasioni, Buffon nel primo tempo. Il giocatore è un portiere fantastico, un portiere che va sempre in avanti quando un portiere... Ilie, 1-2, ancora lui, Ilie Turan, le finte di Ilie, Ilie prova ad allargare. Ancora lui, Ilie, sinistro e gol! È un gran gol questo di Adrian Ilie, praticamente da fermo ha trovato l'angolo. È riuscito a calciare forte, quasi di fu. Ci poteva stare. Rimasto a terra intanto Ilie. Agi, prova anche lui, Buffon. Pallone insidioso, ha toccato terra proprio davanti a lui. Bomba di Agi dai 30 metri, rivediamo. È un tiro strano quello di Agi, che sale molto e poi si abbatte, cale verso Chiesa e Maniero, soprattutto Maniero che era in posizione ottima per poi andare al tiro. Sempre 1-1 quando rinvia Buffon, 24esimo, 21 minuti, spazio per lui, Ilie, Ilie cerca il tiro, Buffon trattiene opportunamente il pallone. È furbo Ilie quando ha di fronte il difensore, in questo caso De Maria, tenta sempre il tiro fra le gambe o vicino alle gambe, e in questo caso è difficile poi per il portiere andarlo. Fatì, cerca Agi, pallone imprendibile. Forse c'era anche un fuorigioco, comunque cenno di intesa tra assistente e arbitro. C'è Ilie, eccolo. Ilie si accentra, punta Turam, le finte. Una bocca Turam, il tiro, Buffon, bravo! Una zampata di Ilie. È una costante ormai di Ilie, quando affronta l'avversario tenta sempre di tirare la sua terra fra le gambe, fra i piedi del diretto avversario. Durante il replay, tiraccio di Filippescu sul fondo, ma ancora una volta molto attento Buffon, parte contropiede. Shukur, c'è Agi, eccolo, esce anche Buffon, è molto bravo, ma attenzione, Osman trova il tiro, sbaglia. L'intervista anche a Carlo Ancelotti naturalmente. Turam, un minuto. Tugai, Katarif, c'è Shukur, Shukur, il tiro, Buffon, miracolo! Buffon, Shukur. E Buffon è un grande anche adesso, perché è avanzato di circa 5-6 metri. Se fosse rimasto vicino alla porta, Hakan Şükür avrebbe avuto molto più spazio, in questo caso oltre che ai riflessi pronti proprio netto da un difensore. Ma c'è il fischio finale, termina qui la partita 1-1 e termina qui dunque per questa stagione l'avventura in Champions League del Parma, che chiude dunque a 9 punti, 1-1.